Uomini e donne, un amato ex cavaliere ha rischiato la vita in un incidente stradale. Ha vissuto una disavventura davvero notevole l'ex cavaliere di Uomini e Donne, Diego Tavani. Lo ricorderete sicuramente quando, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, si era fatto notare nel parterre di Cavalieri del Trono Over. L'uomo, romano verace, aveva iniziato una bella frequentazione con Ida Platano. Ai tempi single dopo la rottura con Alessandro Vicinanza. Eppure, quella frequentazione che stava per continuare anche fuori dagli studi Elio sterminò. E così, Diego rimase nel programma alla ricerca dell'amore. Successivamente, il pubblico aveva avuto modo di affezionarsi a Diego e alla sua dolce metà Aneta Buktova con cui il romano decise di uscire fuori dal programma. La loro relazione era durata alcuni mesi ed era anche sfociata in una convivenza. Avevano infatti anche condiviso alcune foto e video di momenti insieme, più o meno romantici. Tuttavia, a fine 2022, i due hanno poi annunciato l'addio senza troppo astio. Oggi, Diego è singolo, comunque non mostra una nuova compagna al suo fianco sui social. Ma neppure è tornato in trasmissione. Anzi, nella notte di Pasqua, Diego è stato coinvolto in un incidente stradale che avrebbe potuto costargli la vita. Lo ha raccontato lui stesso attraverso una Instagram story davvero impressionante. Ricordiamo infatti che Diego aveva spesso nominato suo figlio nel corso del dating show di Maria De Filippi. Nonostante la rottura con la madre di suo figlio, Tavani è molto legato al bambino. Orice crestine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.